significa solo una cosa, significa che la produzione di agrumi del Marocco è destinata a crescere ed è destinata a crescere la percentuale di agrumi che arriveranno da noi. Certo, viene da chiedersi, ma chi ha potuto votare mai un trattato così scellerato e così dannoso per l'Italia? Sicuramente chi poteva dire no l'avrà detto. Bene, questo è stato un trattato approvato al Parlamento europeo. Noi sappiamo per certo che i rappresentanti di Spagna e Portogallo sono stati in prima fila a dire no a questo trattato impostato con queste condizioni. I nostri cosa hanno fatto? Vediamo un pochino. Allora, il trattato è stato approvato con 369 voti a favore, 225 contrari e 31 si sono astenuti. Noi abbiamo al Parlamento europeo 72 rappresentanti italiani, 72 persone che sono venute a chiederci il voto, 72 persone che hanno chiesto la nostra fiducia. Sicuramente penseremo tutti che avranno votato tutti no, però in realtà non è andata proprio così. Ci sono stati 22 europarlamentari italiani che hanno detto sì al trattato Marocco-Unione Europea. Esattamente sono 16 del PD, 2 del PDL, 2 del FLI e 2 dell'UDC. E gli altri cosa hanno fatto? Qualcuno aveva qualcosa di meglio da fare, perché gli assenti erano 12. E fra questi assenti ci sono anche nomi siciliani importanti. E alla fine 3 si sono astenuti. C'è stato chi ha avuto il buon senso di dire no, sono stati 35. Però se facciamo due calcoli veloci, 22 voti a favore, 12 assenti e 3 astenuti, arriviamo a un numero di 37. Quindi possiamo tranquillamente dire che queste persone, con il loro voto favorevole, con la loro assenza e con la loro astensione, hanno sconfitto l'economia agricola italiana. E ora che cosa succederà? Sono venuti la prima volta a chiederci il voto e torneranno la seconda volta. Non avranno la decenza di venire a chiederci scusa, non avranno la decenza di chiedere scusa ai nostri figli. Ancora una volta chiederanno fiducia perché tanto se la sono meritata, perché tanto hanno tutelato gli interessi degli italiani. O gli interessi di chi? Noi abbiamo bisogno di persone che credano nella realtà italiana, che abbiano a cuore l'Italia. Noi abbiamo bisogno che immediatamente si vada a ritrattare in sede comunitaria questo trattato, perché è vero che dobbiamo aderire al libero mercato, ma è anche vero che servono misure necessarie di salvaguardia per l'agricoltura, per le aziende, per i lavoratori, per i consumatori italiani. Abbiamo bisogno di persone che hanno a cuore gli interessi dell'Italia e che capiscano che l'agricoltura è un settore importante e uno slancio dato all'agricoltura sarà uno slancio dato all'economia dell'intero paese. Io ho finito e volevo parlare picco minuto. Allora, Teresa ha sollevato un bel tema e una bella problematica. E come fare a risolvere questi problemi? E allora, uno dei modi come risolvere questi problemi ce lo dice il nostro amico di Palagonia, Sergio Calì, che hanno già aperto un tavolo di lavoro assieme ai portavoce, dove i portavoce e gli agricoltori lavorano assieme proprio per trovare le soluzioni, perché le soluzioni mica le può trovare una persona che non è nel campo, le soluzioni le deve trovare chi è proprio nel campo di cui si sta discutendo. Poi giustamente ci saranno i portavoce che lavoreranno in altra sede. Quindi a voi, Sergio Calì. Grazie, buongiorno. Hanno detto bene chi mi ha preceduto i problemi dell'agricoltura che attanagliano questa zona. Ma vedete, quando uno si spende in prima persona ad organizzare eventi invitando agricoltori, commercianti e gente che lavora nel campo dell'agricoltura, gente che lavora 20 ore al giorno per portare il pane a casa, è una cosa difficile da poterla vedere così con occhi normali. Perché quando uno viene preso per la gola, un produttore d'arance viene preso per la gola a vendere arance a 7 centesimi al chilo, questo si chiama strozzinaggio. Voi lo dovete dire ai vostri amici, questo si chiama strozzinaggio.
Non parliamo solo di arance marocchine, arance egiziane, arance talebane, parliamo di arance siciliane nel nostro territorio, che sono uniche al mondo, uniche al mondo. Non sono arance che vengono dal Marocco senza controlli, le nostre sono super controllate. E per questo i nostri cari deputati europei hanno fatto entrare quelle del Marocco, perché i nostri sono controllate e quelle no. Quelle le possiamo comprare a 3 centesimi al chilo, perché la manodopera è quasi zero in quei territori, e la nostra no. E allora cosa vogliono? Vogliono la morte dei nostri produttori. Non dei produttori, i grandi produttori, dei piccoli produttori, quelli che con l'arancia ci vivono. E allora noi abbiamo deciso a Palamonia di organizzare un evento, di invitare tutti i produttori, dei piccoli e grandi, e fargli parlare, fargli spiegare quali sono i problemi veri, reali, giornalieri. Noi i problemi che ci spiegano i deputati che vengono e ci raccontano tante balle, con parole politichese che noi non capiamo. Bisogna parlare chiaro, bisogna parlare come un cittadino semplice, come si parla tutti i giorni. Bisogna spiegare il problema e dire il problema così com'è. E allora abbiamo chiesto quali sono i problemi. Abbiamo fatto un bel documento assieme ai produttori, con tutte quelle idee, abbiamo fatto un grosso lavoro e abbiamo invitato, grazie al cittadino Cancelleri, la terza commissione agricoltura a Palagonia. Siamo riusciti a fare venire la terza commissione agricoltura a Palagonia, è venuto pure l'assessore Cartabellotta, gli abbiamo presentato questo documento dove chiedeva, dove i produttori di arance chiedevano l'abbattimento dell'energia elettrica, l'abbattimento dei costi dell'acqua, l'abbattimento dei fertilizzanti. Questi sono punti che noi abbiamo messo, le abbiamo detto quali erano le strade da intraprendere per aiutare i produttori piccoli, medi e grandi, di aiutare la filiera, perché non si può continuare in questo modo, non possiamo giocare sulla pelle degli altri. E invece cosa fanno loro? Cosa fa Crocetta? La prima cosa che fa è un rimpasto e cambia l'assessore all'agricoltura, cambia l'assessore, perché loro hanno solo uno scopo, la poltrona. Non ce ne frega niente dei cittadini, degli agricoltori che stanno morendo, dei terreni che stanno bruciando, non gliene frega niente, vogliono solo il nostro voto, ma non lo avranno il nostro voto, avranno il nostro rigetto. Gli diremo andate tutti a casa, non abbiamo bisogno di gente che spende solo quando c'è la campagna elettorale. Crocetta settimana scorsa è venuta a Palagonia non per parlare di agricoltura, non per parlare dei problemi della disoccupazione, non per parlare dei problemi del paese che è al dissesto, è venuto con 3 assessori a fare campagna elettorale, ad inaugurare un circolo Big Ben Renzi, il grande Renzi, il grande protettore dell'Italia. Il circo equestre è arrivato, il circo Renzi è venuto per questo motivo ed è stato abbandonato dai cittadini, è stato quasi malmenato dai cittadini. Gli hanno detto ma che sei venuto a fare qua? Ora che siamo in ginocchio, ora non abbiamo i soldi per fare campagna alla nostra famiglia, siete venuti qua a fare campagna elettorale, a portare il sindaco d'Agrigento a fare campagna elettorale, andatevene a casa. Solo l'intervento dei carabinieri hanno evitato altri danni e non si può andare avanti così. Cittadini di Ramacca, voi siete come noi di Palagonia, come quelli di Scordia, quelli di Militello, quelli di comunque della piana di Catania, che abbiamo questo frutto speciale, l'arancia a polpa rossa, unica al mondo, anche i giapponesi ce lo volevano copiare. Ma volete capire che è finito il momento di dire grazie a questo e a quell'onorevole? Finitela di mettervi in ginocchio e chiedere all'onorevole il favore, perché l'onorevole non fa il favore, l'onorevole prende i soldi pubblici vostri che voi pagate le tasse e ve li ritornano di nuovo, e noi pagheremo sempre 2 o 3 volte le nostre cose. Quindi il 25 maggio non vi chiediamo un voto, non vi chiediamo un voto di protesta. Noi vi chiediamo di scendere in campo con noi, di spendervi per voi, per il vostro futuro e per il futuro dei vostri figli. Volete pensare ai vostri figli, non potete pensare sempre che gli altri delegati facciano le cose per voi. È finito il tempo dei delegati, perché abbiamo capito che i delegati sono andati a Roma, a Palermo, a Strasburgo a farsi i gatti suoi. I gatti suoi e basta. Viene la via e ci dice tante belle parole, la via che è il delegato della zona, da Forza Italia ora è passata a Nuovo Centrodestra,
ci vuole spiegare come funzionano le cose a Strasburgo, come funzionano queste cose a Bruxelles, lo conosciamo la via chi è, lo sappiamo a chi fa i favori la via, non c'è bisogno che ce lo viene a spiegare nelle sedute pubbliche. Che poi attenzione, quello che state vedendo qua lo vedete solo nel Movimento 5 Stelle, tutti i politici lo fanno dentro gli alberghi a 5 Stelle, pagate da voi, pagate con i contributi dei partiti, quei 40 milioni che ogni elezione si mette e si intascano nelle tasche, questo sono loro, non hanno più la capacità di venire in piazza e spiegare alla gente cosa fanno e cosa non fanno, tutte le riforme che hanno bocciato e tutte quelle che hanno promosso, perché dobbiamo dire la verità, hanno bocciato tutto quello che è a favore di voi, dei vostri figli e del futuro dei vostri figli, solo questo hanno fatto, e riescono a fare ad uscire dal cilindro i conigli, gli 80 euro e la busta paga. Non c'è cosa più assurda, c'è cosa più incredibile vedere questi come riescono a trasformarsi davanti alle telecamere, fare credere alla gente che daranno il contentino degli 80 euro, quando invece questi 80 euro non arriveranno a 10 milioni, ma non arriveranno a nessuno, perché quegli famosi 80 euro forse ne avranno chi ha 8.000 euro di reddito, ma chi ne ha 20, 18 ne prenderà 40, 30, 25 se riusciranno a mettere le buste paga. E perché ce ne state dando il 27 a maggio e non il 23 maggio? Perché non li date prima invece dopo? Questo è il voto di scambio, se mi dai il voto te li do, sono niente. Finiamola di credere alle barzellette, finiamola, non è più tempo di credere alle barzellette, dobbiamo scendere in piazza con quella matita, quando fa quella l'arma nostra, la matita, scendere e dire andate tutti a casa, ora viene il futuro dei miei figli, viene. Grazie. Grande Sergio, è una cosa, il giorno 25 qualsiasi cosa voi voterete andate a votare, voi decidete voi, la responsabilità ve la prendete voi, qualsiasi cosa voi fate. Ma non state a casa, questo è importante, andate a votare ciò che in coscienza sentite di votare, non per forza il Movimento 5 Stelle, quello che volete, ma ne siete responsabili nel bene e nel male. Ora, due secondi, voglio dare la parola a un guerriero della campagna ramacchese, il signor Mirci.